aspettaci. Entra live. No, no, no. No, oggi no. Dove è questo Oggi no. fratello? Vuoi fare tu? No, è in live! E quindi se è in live non posso vedere le storie! Dopo lo facciamo in live. Dai! Dove Buffonatissima! La gente come noi. La gente. Mo ti pinna. Mo palesemente ti sta per pinnare, Manucio. Ragazzi, ma che c'ha? Ma sta cacando, mi sa. Giammo, ma cosa ne pensi di Gilberto il nano che ha invaso la Russia con 27 bombe atomiche e di sottofondo l'allarme? Ma si sta a trattenere uno starnuto. Ma che sta succede? Ma poi perché c'è avuto c'è stato un momento dove la luce è calata? Cazzo, è Venom. Ma che sta succedendo? Ragazzi, c'è la connessione. Grazie a tutti che mi state seguendo, ragazzi. Prima, di fare la richiesta. Prima di fare la richiesta. Qui ricordati che tu mi stai seguendo. Siamo 200, 210 spettatori. 221 spettatori. Adesso andiamo a, andiamo a 300 spettatori. Ragazzi. Voglio 300 spettatori. Perché la mia gente è incazzato. Siamo 245 spettatori. Ma io, perché ma 251 devi spettatori. Mi sa che ha attaccato una live per far drama. Mi sa che c'ha bistecche. Sta bisteccando. Mamma mia, che scorreggia. Ma era lui? Siamo quasi a 300 spettatori, ragazzi. Siamo quasi a 300 spettatori. 296 Eterna. Spettatori. 311 spettatori. Le ragazze sono uscite, sono incazzato. 329. 340 spettatori. 351. 358. 367 spettatori. Le ragazzi, siete diventate pazzi stasera. 386 spettatori. 392. 400 spettatori. C'è mio papà blu che deve arrivare qui adesso. Papà blu, 300. Ragazzi, 450 spettatori. C'è Instagram che sta facendo cazzare. 482. Azzi, sta bollente Gilberto. Tocca scoprire perché. Ragazzi. La prima volta che Gilberto è bollente. Siamo 500 spettatori. La squadra di Gilberto, ragazzi, il nano, 540 spettatori. Ragazzi, c'è qualcosa che non va stasera. Siamo 700 spettatori. 700 spettatori. 650 spettatori, mia raga, c'è qualcosa che non capisco, ragazzi. Voi mi fate già sta male, eh? Oh, quando vai questo mi fai sta male. Siamo 700, ragazzi, voi mi fate sta male. Basta, 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 basta. Non voglio più spettatore. Ragazzi, io non voglio più spettatore, basta. Oh, raga, basta, basta così. Io più 800 spettatori. Non mi stai, non mi fa, raga, non mi fa entrare. Sono 6 minuti che ragazzi, io ho mandato la richiesta per Grazio, Marco! Ma te muovi! Richiesta avviata! Ma come fai? Ti voglio arrivare con 1000 spettatori! 900 spettatori! Ma di minchia, stupido! Basta, non voglio più scherzare. Se voi arrivate a 1000 spettatori su Instagram, io mi senti male, mi senti male. Se voi arrivate a 1000 spettatori, mi senti male. Non deve fare che mi senti male, ragazzi. Io non voglio mi sentire male stasera. 1000 spettatori, no, non ci credo, ragazzi. Ragazzi, non ci credo, non, no, io non credo. Non credo che siamo 1000 spettatori, ragazzi. Ve lo giuro sulla mia mamma. 1100 spettatori, miei ragazzi, ragazzi. Questo non è il mio profilo, ragazzi. Qualcuno ha rubato il mio profilo. Accetta papà blu, aspetta, aspetta, aspetta. Papà blu, oh, mio papà è qui. Io capisco perché mio papà è qui. Perché mio papà è qui. Perché mio papà è qui. Non, ragazzi, non capiscono niente. Papà blu! Cibè! Papà blu! Cibè! Mio papà! Ciao, bellissimo, come va? Papà blu, mio papà, io avevo un po' mal di gola. Ma adesso io sto bene. Il back to back con okay, no, però ti sentivo te, dicevi che eri un po' arrabbiato, che c'avevi? No, non sono arrabbiato, io sono mi arrabbio le volte con le ragazzini che non voi si comportate bene, perché io già le ragazzine devi andare a scuola, devi rispettare i genitori a casa, dopo quando io vedo un ragazzo che non si comporta bene,
io, le ragazze mi scrivono, Nana, voglio entrare nella stella. L'unica cosa che io chiedo a un ragazzo, se tu vuoi entrare nella stella, ci ti comporto bene, ci rispetti i genitori a casa, ci vai a scuola e ci spingi su ogni cosa che fai nella vita. Esatto. E ci entra nella stella, perché la stella, le loro pensano che la stella è un è qualcosa di maranza. No, la stella Gianmarco è strong, se i ragazzi chi non molle, i ragazzi che sono chi si comporta bene, le persone chi che fai le cose comunque positive. Nella vita non molleranno mai, comunque devono essere mio papà, dimmi come stai, mio papà, dimmi come stai, dimmi come stai. Ah, tutto bene, tutto a posto. Oh, ho visto come ti, che ti sei comportato bene a questa nuova coppa che avete fatto, che c'era anche il Zeta. Comunque noi abbiamo una squadra tanto forte, capito? E siamo andati lì, perché come ho sempre detto, la prima cosa è divertirsi, capito? Però Gilbert, non c'è, pure senza squadra forte bisogna portarla a casa. Cioè, non si va mai a dare la colpa ai propri amici, no, di squadra. Cioè. No, abbiamo portato i miei punti a casa. Abbiamo portato quelle notti punti pazze a casa. In cui entravo in casa e mi scambiavo per mia sorella. Questa Gilbert è stata una cosa che mi ha un po' agitato. Cioè, una squadra capitanata dal Penguin, non lo so. Cioè, mi ha avuto un po' voglia di non portare più niente al Games Week, di non venire, di non prendere l'aereo. E papà, volevo sapere, papà, perché non lo so se a Milano ci sarei. C'è tre giorni certo, a Milano lì, a West, a West, ci sarà 24, 25 o 26, non lo so, perché c'è dei ragazzi, c'è più di 2000 ragazzi. Bisogna vedere, devo vedere, non lo so ancora sfortunatamente. Però ho accettato il richiamo di ZV, che potrebbe tranquillamente essere ministro dell'economia. Sì, ZV ha detto che lui può essere ministro. Ma io non so se sta la Games Week lui, perché gli ho detto che lo può essere, però... C'è una sfida da superare, cioè devono fare più palleggi di me. Cioè ci mettiamo lì con una palla e si fa una gara di palleggi e chi fa più palleggi può entrare nella stella, Gilbert. Bravo, voglio dire, comunque c'ha il record. Bravo, papà. Che poi bisogna, cioè io ti ricordo che lo devi superare entro fine anno, eh? O comunque... No, papà, ascoltami un po'. C'è un cubano. E poi mi devi insegnare, perché io sto così, cioè io ne faccio tre. Vai papà, vai! L'importante è l'equilibrio, papà. No, l'importante è l'equilibrio. A parte la palla, guarda che palla che è! Questa è tipo non è di cuoio, è tipo morbida, quindi è. Lo so. L'importante è di essere concentrato. Lo so che è, però. Papà, cerca l'equilibrio, guarda. Ma che fai? Oggi bevi nel mentre, no? Nana parte 1. Possiamo l'alzare qui sopra. Ma cioè, decidi pure l'altezza della palla. Anche perché l'altezza del cazzo già ce l'hai bisogno. Possiamo andare più veloci. Madonna, cioè, ma è come scopà praticamente, è la stessa cosa. Papà, tutto papà è la passione. Come io ho sempre detto alle ragazze qui, nella passione, come tu conosci la mia storia, papà. Io vengo di un villaggio, io ti racconto la mia storia qui un po' in dettaglio. Sono nato in Camerun e mio padre lavorava per lo Stato camerunese. Dopo la guerra, perché il mio paese è bilingue, francese e inglese. Okay. Dopo la guerra, mio padre lavora nel Stato. Mio padre era un uomo politico. Dopo la guerra, io riscavo la mia vita, perché io ho due fratellini, io sono più grande. Mio padre mi ha chiesto di scappare. Io avevo quasi 17 anni e mezzo, così. Io ho fatto 8 paesi d'Africa. L'autostop, tutto. Io ho fatto i deserti di Sahara e sono arrivato in Algeria. Ogni paese che io arrivavo deve lavorare nelle camping, nelle lavoro dure per mangiare e dormire e per continuare la strada. Io sono arrivato in Algeria, c'è un algeriano che mi ha portato e lavoravo nelle campi per zappare la terra alla frontiera contro la Libia.
in Libia lì, come in Libia, da quando Gheddafi era morto, non c'è più presidente qui, non c'è la legge lì, non c'è niente, non c'erano i ribelli che sono venuti a kidnappare lì, alla frontiera dove noi andiamo a lavorare, ci ha portato in Libia, ci ha chiuso gli occhi. Io sono stato venduto in Libia 2 volte, venduto come si vende un bicchiere così. Perché loro, le ribelle ti kidnappano e vai a vendere alle gente che hanno le aziende che lavorano, che hanno bisogno di gente che lavora nelle campagne. E mi hanno portato lì, io andavo a lavorare tutto il giorno, io potevo fare 1 settimana senza mettere la doccia, c'erano le microbe che camminavano su di me e tutto. Io ho visto tanto amici morire. Ma io, la mia fede, io ho sempre creduto che un giorno, le mie genitori non avevano mai fatto male a nessuno, che un giorno andrà tutto bene. Lo sport e la mia fede mi hanno sempre mantenuto sui piedi. Io ho fatto 6-7 mesi lì in Libia. Un giorno un capo libiano è venuto la notte, perché noi dormiamo per terra, una stanza così c'è 10-20 persone, se le matelate per terra. Mi ha preso e mi hanno buttato su una barca. E la barca che noi avevamo buttato lì, avevamo 156 immigrati. Sulle 156 immigrati, la guardia hanno salvato solo 62 persone. Tutti sono morti sulla Mediterranea. Io non sono morto, non dici che io ero forte, io sapevo nuotare, no. Io penso che Dio che mi ha aiutato. Io sono arrivato in Italia, per quello là, ogni giorno io ringrazio l'Italia perché loro mi hanno salvato sulla Mediterranea. Io dormivo in Calabria, io ho dormito 6 mesi in Calabria, alla stazione. In Calabria loro mi conoscono bene. Andavo a lavorare in campagna, per guadagnare 20 euro al giorno. Ogni venerdì dovevo pagare 100 euro, perché io lavoravo di lunedì a venerdì. Ma quando io finicevo, andavo core, e dovevo mandare i soldi alle mie genitori dietro. Dopo le mesi mi avevo trovato con 450-460 euro, e dovevo mandare 200 euro lì. Io andavo nelle chinesi, mi comprate le vestite di 2,50 euro, 3 euro, tutti secondi, perché non potevo nemmeno mi permettere di mi comprare un vestito che costa 20 euro. Ma papà, io ho sempre creduto che un giorno tutto questo cambierà, capito papà? E sta cambiando piano piano. No, papà, te lo giuro, oggi no, posso te lo giurare, perché io sono un ragazzo, non mi lamenti, posso te lo giurare che oggi ha cambiato. Io ho fatto un negozio di frutta alla mia mamma, io ho fatto l'acqua nel mio villaggio, che un giorno sicuramente ci apporterà il cambio. Villaggio dove? In Camerun, c'è il mio villaggio lì in Camerun. No, perché sì, chi si chiama Bangante nel mio villaggio, perché io sono un principe in questo villaggio. Io ho fatto l'acqua per questo villaggio. Io ho speso quasi 11.000, perché loro andavo nelle fiumi, le più vecchie lì, andavo nelle fiumi. E io ho parlato con mio papà, voglio fare l'acqua per il mio villaggio, perché loro sono con il mio popolo. Io ho fatto l'acqua lì, quasi 11-12 mila euro. Non sono ricco, non ce l'ho niente. Ma in questo villaggio, tutte le bambine vogliono diventare nana. Tutti voglio palleggiare di testa, tutti nel mio villaggio vogliono diventare nana. E io ogni giorno, io prego, perché io ho visto che, come te l'ho detto, io sono sui social da 1 anno 8 mesi. Quello okay. Là che non conosce nemmeno. Cioè, l'altra volta sei tu che mi dicevo che c'è dei commenti che non deve rispondere, perché non lo sapevo, capito? Sì. C'è dei commenti. Io rispondo con mio cuore. Una grandissima carriera, cioè per essere da 1 anno è molto importante. No, io rimetto tutto nelle mani di Dio, papà. Ti dico la verità, perché tutto lo rimetti nelle mani di Dio. Nelle mani tue, Gilbert, perché sei tu che fai tutto quanto. Cioè, sei tu datti dei meriti, non diamo sempre i meriti sì. No, ma lui mi ha dato la salute di essere lì per fare questo. Perché c'è gente che soffre, no? E che non c'è la possibilità di avere questa salute. Perché immagina che le 1 anno qui, se io ero all'ospitale, non potevo lo fare. Io ringrazio Dio per quello, perché mi dà la salute. Hai capito, papà? E oggi sono tornato sui social, oggi voglio per capire alle ragazze che la vita non si molla. Perché io ho anche parlato di te, io ho detto che oggi voi dite che mio papà oggi è numero 1 su Twitch. Su Twitch Italia. Ma ragazzi, guardate 6 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa. Hai capito? C'era gente che diceva che è pazzo, non conosce quello che fa. Capito? Un po'? Assolutamente. A proposito di... Ascoltavo che mi sa che c'avevi una brutta connessione.
quindi ti vedevo un attimo fermo che sapevi che fa, quindi ero passato per un saluto e per ricordarti che ci vediamo a Milano. Ascoltami papà, non ho riuscito ancora a contattare Francesco Marzoni. Marzoni, già ci ho pensato io, è ok con tutto, però lui non starà a Milano. Quindi lui fa un po' le cose da lontano, però si è preso briga lui della Stella senza problemi. Okay. Perché a Milano, papà, te lo giuro, è la storia. Io non vorrei dire scemenze, forse c'è anche un campo da calcio, quindi ci facciamo pure due scambi magari. Ok papà, mi farà piacere, perché la Curone, tutto il mondo sta aspettando, ti giuro, c'è le chiamate che arrivano della Belgio, di Francia, di tutte. Milano sarà pieno, Milano sarà da pezzire, ti giuro. Io ho 3.000 richieste dei ragazzi, 3.000. Chi dice che a Milano noi, perché la nostra stella è la stella più grande, capito un po'? C'è le ragazze che verranno della Calabria, della Sicilia, del Catania. Dobbiamo spaccare, papà. Davvero, papà, ti dico grazie per l'affetto che tu hai al mio confronto. Io penso che Dio ti donerà sempre la forza di spingere su ogni cosa che vuoi fare. E posso solo augurare la salute e tutte le cose più belle. E ricordati che ci voglio bene, perché se una persona, non lo so come ti qualificare, ma se una persona speciale, ti dico la verità, se una persona ha un cuore grande, ha un cuore proprio grandissimo. E ti ringrazio che tu entri nella diretta, che tu dà la valore a un povero ragazzo come me. E, capito? Mi fai sentire benissimo, ti giuro, mi fai sentire le volte io vai a letto così, guarda un po', le volte io vai a letto così, mi chiede le volte che Dio, Signore mio, perché mi fai questo? Perché questo? E per quello là che ho già le ragazze tutto il giorno, perché ragazzi, nel momento difficile c'è il momento buono che posso arrivare, perché c'è la notte, c'è la giornata, ma dobbiamo accettare il nostro momento difficile, dobbiamo l'accettare. Gilbert, che io ho sempre, cioè le persone che ho alle quali mi sono avvicinato sono sempre persone che si sono dimostrate persone buone, quindi grazie occhio per le persone che comunque sono buone in questo momento. Grazie papà, grazie, te giuro. Grazie, non so te dire grazie a me. Non mi devi ringraziare. Grazie papà. La nostra curone. Fammi vedere quanto è venuto brutto. È la storia. Ma io ho attaccato troppo male in faccia. Vado che mi aspettano. Ti saluto. Grazie, papà. No, statelo rifatto un'altra volta. Ci voglio bene. La gente, papà, ci va a cantare. La gente come noi non vola mai. La gente come noi non ho capito un cazzo. La gente come noi. L'ho fatto di nuovo, poverino. Che cazzo. Che tenero Gilberto. Se solo sapesse come ogni sera ringrazi Dio. S-I-U-M. Regà, scusate. Dillo che non ci hai capito un cazzo. Scusa, regà, scusate, io vi giuro. La vecchia fattoria, ia. Oh, 30 stronzi ho tirato, porca la madò.